scottiamo arena. Guardate che spettacolo. Sono pronti. Salve a tutti gli amanti della tradizione napoletana. Oggi faremo i biscotti amarena che trovate solo in una stupenda Napoli, fatti con amarene a chicchi schiacciate, sciroppo di amarene e anche biscotti tritati, e in questo caso ho anche un po' di residui di pan di Spagna che mettiamo nel ripieno. Iniziamo con una semplicissima frolla fatta a mano. Inseriamo la farina centralmente, 250 g di farina 00. Inseriamo al centro 100 g di zucchero e i 100 g di burro a temperatura ambiente. Iniziamo a fare una classica pastella di burro e zucchero. Adesso inseriamo l'uovo intero al centro, una punta di un cucchiaino di lievito per dolci, un po' di vanillina o vaniglia che avete, e continuiamo a fare la pastella fin quando non diventa una crema. Ecco, fatto ciò, incameriamo tutta la farina come il classico sistema di una pasta frolla. Vedete che l'impasto inizia a diventare solido. Raggruppiamo il tutto. Ecco qua, abbiamo ottenuto questo panetto che non va lavorato tantissimo, ma giusto il tempo che si mescolano tutti gli ingredienti, e lo mettiamo in un recipiente per circa una ventina di minuti in frigorifero. Nel frattempo si riposa la pasta frolla in frigo, facciamo il ripieno con l'amarena e i biscotti tritati. Adesso si chiama biscotto all'amarena, ma in realtà si chiama biscotto pamarena, il biscottone per la merenda degli operai. Noi pasticceri, gli anni 40-50, c'era questa usanza di fare questo biscottone con tutti gli avanzi. E mi hanno detto anche qualche aneddoto che purtroppo veramente non ve lo posso dire. Mettiamo al centro tutti i biscotti secchi e gli avanzi, ovviamente, di biscotti che abbiamo. Raggruppiamo il tutto, apriamo centralmente e mettiamo tutte le amarene. Tutte le amarene schiacciate o intere, quelle che avete. E iniziamo ad impastare il tutto sempre con le mani. Se l'impasto risulta troppo duro, a questo punto inseriamo un po' di sciroppo di amarena e anche un goccio di rum. Impastato il tutto, a questo punto lo mettiamo in frigorifero per almeno, in un recipiente, vedete, per almeno 10 minuti, un quarto d'ora, e poi dopo andiamo a fare i nostri biscotti amarena. Dopo il riposo della pasta frolla lo mettiamo sul tavolo, creiamo un panetto ben omogeneo, prendiamo, ci aiutiamo con un po' di farina, non molta farina perché la frolla non ha bisogno di essere lavorata con molta farina, e creiamo un rettangolo per poi inserire il ripieno centralmente in questo modo. A questo punto ho ottenuto questo rettangolo di 20 x 32-34 cm più o meno. Vieni qua. Andiamo a prendere il nostro uovo per la doratura interna ed esterna. Mettiamo un pizzico di sale. Il sale serve sia come sapore per l'uovo, ma anche toglie l'embrione, cioè praticamente il nervo dell'uovo, non lo fa diventare nervoso ma più acquoso. Mettiamo l'uovo al centro del rettangolo in tutte le sue parti. Andiamo a mettere il ripieno internamente. Ci sono tante persone che mettono il cioccolato nel ripieno, ma per me il sapore dell'amarena è tutta un'altra storia. Andiamo a mettere centralmente,
mettiamo così un pezzo per andare a mettere centrale, anche se si rompe non fa niente, tanto si può tranquillamente rifare. Facciamo questa lavorazione in questo modo, andiamo a chiudere e voilà, creiamo, vedete, in questo modo creato questo filoncino. Ci aiutiamo sempre con farina, non eccessivamente molta farina, andiamo a schiacciare sotto e sopra in modo da assottigliare in egual modo le due parti. Questa sarà, diciamo, la lunghezza del biscotto e questa sarà la sua, il suo spessore. Quindi andiamo ad assottigliare in modo uniforme e a nostro piacimento. Potete fare anche i biscotti mignon, mentre io in questo video, diciamo, facciamo i biscotti grandi. E voilà. In questa lavorazione ho semplificato la decorazione senza fare la classica glassa, ulteriore lavorazione ovviamente, ma facendo con una semplice doratura esterna. Andiamo a mettere il tuorlo intero nella restante doratura che abbiamo messo all'interno, creando una doratura più consistente. Verrà una decorazione esterna fatta solo con tuorlo e rigatura con una semplice forchetta. Andiamo a mettere la doratura all'esterno del panetto, ne facciamo due volte la stessa doratura, aspettiamo 5 minuti, 10 minuti che si asciuga e poi la riandiamo a fare. Dopo 5 minuti circa andiamo a rifare la seconda spennellata di uovo in tutte le sue parti sempre. Come vi dicevo, facciamo una semplice decorazione con forchetta, una rigatura in questo modo, vedete? Andiamo a creare a fantasia una decorazione fatta tipo mare, in questo caso il mare di Napoli, e voilà. E poi prendiamo la nostra granella di nocciole, mettiamo centralmente, non la mettiamo in tutte le parti altrimenti non si vedrà più la decorazione fatta con la forchetta, mettiamo solo il lato centrale in questo modo. Diamo una leggera pressione con le mani e adesso andiamo a tagliare con un coltello classico da cucina. Andiamo a fare una simulazione prima per vedere la grandezza, prima la metà e questa divisa 2 va benissimo, quindi otterremo in questo caso così. Ci aiutiamo sempre con un po' di farina, si attacca al coltello e voilà, guardate che spettacolo perfetto. Andiamo a tagliare in questo modo, sempre pulito, sistemato, un tavolo sempre libero da tutti gli ingredienti, altrimenti si mescola il tutto e voilà. I nostri biscotti, andiamo a mettere una teglia da forno con foglio di carta da forno. Guardate che belli sono dei gioiellini questi biscotti. Andiamo a infornare alla temperatura di 220 gradi. Modalità centro del forno, ventilato, per circa 10-15 minuti. Voci di laboratorio, purtroppo nei momenti quando c'era la fame, gli anni 30-40, in questi biscotti Pamaren mettevano anche gli avanzi di cibo.
Dopo circa 10-15 minuti e voilà, i nostri biscotti amarena, guardate che spettacolo, sono pronti. Facciamo vedere l'interno del biscotto, guardate qua che bello, morbido. Io lo vado come al solito, faccio questo sacrificio, vado ad assaggiare. Buonissimo. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate sempre un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Seguitemi sempre sui social, Facebook, Instagram e TikTok. Ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacio a tutti.